Salve a tutti ragazzi, e rieccoci qui con i Rolling Gamers in versione quarantena. Io sono Sandro Palmieri e sono qui per mostrarvi un altro gioco che secondo me è a prescindere da avere se si vuole giocare con i giochi da tavolo, perché è anche un vincitore dello Spiel des Jahres, lo Spiel des Jahres del 2017, e ci abbiamo fatto dei video riguardo sugli Spiel des Jahres, per i giochi dell'anno. E che in questa situazione, a quanto strana, può alleviare, diciamo così, la sopportazione e il passaggio in questi momenti difficili. Un gioco aperto a tutti, a qualsiasi quasi fascia d'età, probabilmente il più intuitivo, il più semplice, ma non per questo poco profondo. Sto parlando di King Domino, eccolo qui, bellissimo. Con la sua espansione, perché sì, ho deciso di portare, perché ho comprato, perché sono un nerd maledetto e mi piaceva tantissimo il gioco base, l'espansione di King Domino, ovvero King Domino Age of Giants, eccolo qui, guardate anche questa bellissima confezione, che non ho trovato in italiano, non ho trovato nessuno che ne parlava, quindi ho deciso di portarla io per voi. Non è il primo video che faccio così, diciamo, speciale da casa, ne ho fatto anche uno precedentemente, in cui discutevo e vi mostravo Summer Wonders Duel, quindi se non avete guardato, andateci, perché anche quello è un gioco perfetto per questo momento. Ora vi mostrerò l'interno, dopodiché vi farò un breve tutorial sia del gioco base, più delle chicche che si hanno con l'espansione. Ecco qui la scatola di King Domino, gioco base, edito da Olifante, ingegnato dal buon vecchio Bruno Catalan, un uomo che è un genio, con dei bellissimi disegni di Cyril Brunpet, che sono sicuro al 2000 per 1000 non ci ho azzeccato manco per sbaglio. Quindi chiedo scusa al disegnatore. Come ho già detto, il gioco dell'anno 2017 Spiel des Jahres è un gioco per 2-4 giocatori, 15 minuti in media, 8 anni in più, anche se secondo me può andare bene anche per dei ragazzi più piccoli. Andiamo ad aprirlo. Allora, per prima cosa, regolamento. Eccolo qui, tutto bello. Qui abbiamo i punteggi, segna punteggi, le tessere centrali. Ognuna corrispondendo a un colore diverso che corrisponde a sua volta a un castello dello stesso tipo. E eccoli qui i castelli, qui già ne ho costruito uno. Qui potete vedere gli altri pezzi per fare gli altri tre. Più i re corrispondenti e i suoi meeple, guardate che belli re. Proprio carinissimi, sono proprio bellissimi. E le tessere del domino. 48 nel gioco base. Poi l'espansione. Eccola qui. Age of Giants, l'era dei giganti, giganti che scendono dalle montagne per invadere il tuo dominio. Regolamento di tutti i tipi, cioè abbiamo regolamento di qualsiasi, veramente, qualsiasi nazione, anche una nazione, anche dalla luna, c'è cioè pure il regolamento per chi abita sulla luna. Cioè, questa è la cosa bellissima, perché magari voi non lo vedete. All'interno della scatola di Age of Giants c'è una cosa bellissima che credo sia una delle cose più belle di qualsiasi gioco che io abbia mai visto. Forse, non lo so, forse l'Isola di Fuoco è anche essa una cosa fighissima. Ovvero una torre. Ecco, adesso la giro, la cerco di mostrarvela. Non posso purtroppo vedere tutta nella vostra interezza. Guardate che figata, quanto è bella la torre del regno, del vostro regno. Si apre da qui, e questa è una delle cose più belle dell'espansione. A cosa serve la torre? Ve lo dirò. Qui, eccola qui, King Domino di Age of Giant. Abbiamo al suo interno altre tessere, le tessere dell'espansione, più un pacchetto in cui abbiamo il nuovo personaggio giocante, perché l'espansione introduce un giocatore in più, e naturalmente il suo castello, eccetera, eccetera, e i meeple dei giganti. Per riassumere, le tessere base, che come vi ho già detto sono 48, 8 re, che sono coppie da 2 del colore, come potete vedere, dei 4 colori qui che abbiamo, perché il gioco base arriva fino a 4 giocatori, quindi abbiamo 2 rosa, 2 gialli, 2 verdi e 2 blu, 4 tessere di partenza, come vi ho già fatto vedere prima, queste, che corrispondono al colore di ogni re, e i 4 castelli in 3D, anch'essi con colori differenti. Nell'espansione invece abbiamo un castello 3D marrone. In più abbiamo 2 re marroni, che sono il giocatore aggiuntivo. Abbiamo 6 miniature dei giganti, carinissime. Giganti. In più abbiamo un altro depliant segnapunti. 29 tessere domino, che sono
differenziate, poi ve lo specificherò, in 12 tessere domino giganti e 17 tessere bersaglio, un'altra tessera di partenza e la torre di distribuzione. Ora vi mostro brevemente il tutorial del gioco base di King Domino. Innanzitutto, numero di giocatori, massimo 4. A tot numero di giocatori corrisponde un numero di caselle che verrà utilizzato, le altre si scartano. C'è scritto nel regolamento quante vengono scartate. Facciamo finta che giochiamo con 4 giocatori. Per prima cosa, si mischiano le tessere che vi avevo mostrato nella scatola, poi se ne estraggono 4. L'ordine di estrazione e l'ordine in cui vengono posizionate è una delle regole di King Domino. Vengono messe in ordine crescente, coperte, il numero sarà dietro la tessera, quindi riuscirete a bene a distinguerla. Dopodiché vengono mischiati i re e vengono rilevati uno alla volta. Quando compare il vostro re, collocatelo su una tessera ribella della sequenza. Quando compare il vostro re, voi scegliete dove metterlo. Tanto queste sono state girate. E adesso andrò in maniera randomica. Facciamo finta che questo è l'ordine con cui i re scelgono le proprie tessere del domino. Dopodiché vengono posizionate altre tessere domino, sempre estraendole in maniera randomica e sempre posizionandole a fianco in ordine crescente. Cerco di mettervele carine, belle, precise, eccole qui. Le si girano, devono essere mostrate. Il turno poi di gioco procede con, appunto, il nostro re che inizia a costruire il suo dominio, perché sì, questo è lo scopo di King Domino, voi siete un regnante che vuole espandere il suo dominio, e visto che appunto giochiamo col verde, il verde sarà il primo giocatore a prendere la tessera, eccola qui, re verde, prende la propria tessera, la posiziona, la colloca sulla tessera di partenza, e poi vi vorrò spiegare i metodi di collocazione delle tessere, e va a scegliere quale altra tessera prendere per il turno successivo, e la stessa cosa faranno gli altri giocatori, e così fino a che tutte le tessere del domino non saranno finite, si procede nel prendere e nel costruire il proprio dominio, nel scegliere la prossima tessera e andare avanti fino alla fine del gioco. Ora, come si costruisce il dominio? Due regole, le regole più importanti del King Domino. La prima, le connessioni. Questo, ecco, questo è proprio un regno bello bello che stiamo iniziando a costruire. Questa è la tessera di partenza, è una tessera, la tessera con la coroncina, è una tessera jolly per così dire. Cosa sta a determinare ciò? Posso metterci qualsiasi tipo di casella, con qualsiasi tipo di posizione, con qualsiasi tipo di terreno. Vedete? Posso collocare sulla mia tessera di partenza qualsiasi tipo di terreno di gioco, in maniera randomica. Però le tessere successive, le tessere quelle che non vanno connesse alla tessera di partenza, hanno come regola ferrea il dovere di essere collocate quando hanno un terreno in comune. In questo caso, ad esempio, io ho potuto mettere due grani assieme. Uno era un grano, un mare, un altro era un grano, una foresta. Ho potuto collocarle perché l'ho messo così. Non avrei, ad esempio, potuto collocare una tessera a questo modo, perché volevo vedere la tessera limitrofa a un terreno completamente diverso. Foresta, qui abbiamo invece l'erba e il grano, non possono essere collegate. Si procede per costruire il proprio regno, quindi collocandolo a questo modo, ricordandoci, importante, che oltre a dover predisporre le tessere a questa maniera, il limite massimo dell'area, diciamo così, dell'area geografica del nostro dominio è 5x5, ovvero
Questo è un esempio perfetto. Ora, l'ordine delle tessere, non andate a guardarlo, non possono essere messe così le tessere, come vi ho già spiegato. Però l'ordine dell'area del gioco per ora è fattibile, ovvero 1, 2, 3, 4 e 5, va proprio contate. Un'area di un, fate conto che è un quadrato, quindi lato per lato, 5x5. Questo si può fare. Questo si può fare. Una cosa del genere non si può fare. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non si può costruire. Va oltre il bordo del dominio. Cos'altro non possiamo costruire, ad esempio? Un qualcosa del genere. Questo lo possiamo fare. 1, 2, 3, 4 e 5. Non possiamo aggiungere la sesta. Come potete vedere, va fuori dal dominio. E in pratica il gioco termina quando sono finite tutte le tessere. Tenete conto che se voi sbagliate geometricamente a inserire le tessere, alcune non potranno proprio essere messe, quindi andranno scartate. Termina quando sono finite tutte le tessere e dopodiché si conta, e adesso vi mostro come si conta il punteggio in base alle corone, e naturalmente chi avrà un numero più elevato avrà vinto il proprio King Domino. Sarà il re con il dominio più bello. Nel regolamento vengono mostrate tutti i tipi di terreno, quanti ce ne sono, con le varie coloncine che sono dei moltiplicatori. Sì, perché? A seconda della coloncina, a seconda del numero della coloncina, possiamo moltiplicare il terreno che vi corrisponde. Ad esempio, ora lo mostro velocemente. Se dovessimo calcolare un dominio del genere, fate finta che sia un dominio completo, avremmo 3 grani che corrispondono a 3 per quanto è il numero delle coroncine. In questo caso una coroncina, quindi 3 per 1, ovvero 3. Poi avremmo, facciamo finta, un'acqua con una coroncina, quindi 1, un prato verde con una coroncina, quindi 1, e in questo caso, non avendo coroncine corrispondenti alla foresta e alla miniera, 0 punti. Alla fine moltiplichi e sommi. Sembra una cosa semplice, ma non lo è, credetemi. A volte perderete i terreni che volete prendere, non riuscirete a incastrarli, e alcuni tessere del domino hanno delle coroncine e hanno dei valori maggiori. Magari sono si trovano più difficilmente, però ti danno più punti. Ad esempio le miniere, come potete vedere, hanno 2 coroncine, addirittura 3 coroncine, un moltiplicatore quindi per 3. In più alcune sono più facili da predisporre rispetto ad altre, essendone il numero maggiore e altro il numero minore. Le tessere non hanno tutti lo stesso numero e lo stesso tipologia di terreno, quindi le combinazioni non sono così facili e così semplici come si potrebbe immaginare. Inoltre ci sono delle regole opzionali aggiuntive. L'espansione è una figata perché si posiziona la nostra bella torre, eccola qui, ignorantissima, dalla quale si prelevano in basso le tessere. Ecco qui, mentre mi accingo ad estrarre tessere nuove particolari di cui vi voglio spiegare l'ubicazione, facciamo finta che abbiamo estratto queste. Il numero dei giocanti quando si ha a che fare con l'espansione aumenta di 1. Inseriamolo immediatamente il quinto giocatore, eccolo qua. Che succede in Age of Giants? Abbiamo l'introduzione di nuove tipologie di tessere, per la precisione 2, tessere con i giganti e tessere con impronte. Che cosa fanno queste tessere? Quando qualcuno è costretto, perché in questo caso si cerca di evitare di prenderle, le tessere col gigante, va a costruire il proprio dominio, e la tessera del gigante cosa fa? Fa scendere dalle montagne un gigante che ti va a occludere, a tua scelta naturalmente, ad occludere una delle corone. Che succede quindi? È un malus. Perché? Perché le coroncine, come vi ho spiegato in precedenza, servono per calcolare il punteggio finale, e il gigante ci si piazza sopra con i suoi pietazzi brutti,
e quindi vi va a togliere possibili punti. Però abbiamo anche, come ho mostrato prima, delle tessere, queste qui, che sono tessere con i piedini, che se prese e se collocate nel proprio regno, ti danno la possibilità di prendere il tuo gigantello e di andarlo a scaricare, come dire, farlo scivolare su un altro regno. Il re, l'altro giocatore, sceglierà, questo sarà a suo volere, sceglierà dove andare ad occludere, quale coroncina andare ad occludere, se ci sono le coroncine, altrimenti il gigante viene messo ma non occlude nessuna coroncina perché non ne ha e quindi non dà un malus vero e proprio. Il gioco con l'espansione ti dà questa semplice nuova alternativa variante che però, come potete immaginare, offre una differenza notevole rispetto al gioco base, perché ci si va a disturbare ulteriormente a vicenda fra i vari re che vanno a costruire il proprio dominio, e secondo me rende il gioco molto più elettrizzante e molto più divertente. E anche nel gioco, anche nell'espansione, abbiamo i disegni bellissimi fatti dall'artista di cui vi dicevo prima. Anche qui abbiamo delle regole aggiuntive, dei bersagli, delle carte bersaglio, eccole qui, sono segnate con King Domino Age of Giants. Queste vengono estratte, due per la precisione, ne vengono estratte a caso all'inizio del gioco e ti daranno la possibilità, ora ve le mostro, di fare delle partite con delle tipologie di punteggio extra alla fine. Il castello va posizionato a un angolo, se si completa al 100% il proprio dominio ti dà 20 punti alla fine. Dopodiché abbiamo queste qui, ce ne sono per ogni tipo, ad esempio in questo caso abbiamo, se hai 4 angoli del nostro dominio avremo il mare, avremo 5 punti alla fine. Se abbiamo il castello al centro del nostro dominio, 10 punti. Dopodiché abbiamo l'armonia, questa qui, si guadagnano 5 punti bonus se il tuo reame è completo, nessuna tessera è stata scartata per la costruzione, il regno di mezzo, già detto, il regno dell'angolo sperduto, già detto. In più abbiamo questo qui che sono il metodo per il commercio di prossimità, se ogni casella che circonda il castello connessa in senso ortogonale e diagonale corrisponde al tipo di terreno indicato si guadagnano 5 punti. È abbastanza intuitivo se riuscite bene a capire. Il delirio di onnipotenza, fantastico, cioè già soltanto il nome è bellissimo. Il delirio di onnipotenza, guadagni 10 punti per ogni allineamento di almeno 3 tessere con corone in senso verticale, orizzontale o diagonale. Le corone possono essere anche su territori di diversa natura, quindi qui è proprio una costruzione geometrica. Il re austero, guadagni 10 punti per ciascun dominio di grano, bosco, lago, prateria formato da almeno 5 tessere che non contengono alcuna corona. Cioè, forse probabilmente avrete capito, sono dei modi per ribaltare così, per così dire, il gioco finale, perché magari uno costruisce in maniera ottimale il proprio dominio, però un'altra persona riesce a portarsi a casa questi punteggi, a strappare questi bersagli che gli offrono quella chance in più di vincere il dominio. Senza contare poi, come vi ho già spiegato, la variante dei giganti, che secondo me è fantastica. Eccoci quindi qui arrivati al finale di King Domino. Siccome lo amo, voglio mostrarlo, voglio continuare a mostrarlo, e nel frattempo mentre parlo estraggo le tessere. Dunque, King Domino è un gioco adatto a tutti, come avete potuto vedere, facile, divertente. Può sembrare una sciocchezza, ma credetemi, costruire il proprio dominio è tutto tranne che una cavolata. Ci vuole un po' di astuzia e di strategia, e con l'espansione avrete una torre da passarvi per l'estrazione delle carte, delle tessere, e la dinamica dei giganti che vengono a disturbarvi il vostro regno, ma anche la possibilità di andare a scaricarlo su un dominio di un altro giocatore. Dai Rolling Gamers è tutto. Scusatemi se la grafica non è ottimale, anche l'audio, questa è un'emergenza, siamo in piena emergenza, quindi cerchiamo di tirare avanti anche noi, di mostrarvi il meglio. È un gioco che, secondo me, King Domino è un gioco che tutti dovrebbero avere. C'è anche un terzo, che è Queen Domino, è un King Domino un po' più, diciamo così, con un po' più di regole. È stato costruito per essere un po' più pesante, ma sempre comunque un gioco che rimane bello per la sua leggerezza. E lì invece di un regno per un re si costruisce un regno per una regina, una queen.
Dai Rolling Games è tutto, qui è Sande, spero che vi sia piaciuto questo tutorial più unboxing del gioco. Lasciate un mi piace, seguite il canale, condividetelo. Alla prossima, arrivederci ragazzi. A little bit higher.